C'era una scossa, me lo sentivo nelle budella che saremmo crashati. Io, boh, vabbè, sempre così sto gioco. E poi devo ricordare che in teoria lunedì sera, poi immagino, escono le sfide nuove di DBD, ma tra 15 giorni, se non sbaglio, esce anche la pagina nuova del pass di Meteor Maker. Devo ricordarmi questa cosa. Il vero problema sarà che qua continueranno ad aggiornare, farò 76 DBD e Meteor Maker, e non avrò la memoria, perché non finendo giochi single player per avere spazio, io disinstallerò giochi che non gioco mai, per carità, però torneranno i single player, non vi preoccupate. È che mi sta veramente andando bene più o meno, nonostante i problemi, i crash e le cose, quindi non so se a fine maggio avremmo fatto la maggior parte di queste, secondo me no. Più che altro per il fatto che lavoro. Se non lavorassi, ancora, me lo. Ancora. Però lunedì inizio a mezzogiorno, quindi volendo potremmo fare live dalle 7 fino alle 10 e mezza. Poi mi butto a fare la doccia e vado al lavoro. Dalle 7 alle 10 e mezza sono 3 ore e mezza, quindi si potrebbe fare volendo. A dire unisciti alla troupe locale di scout pionieri. Ma continua a sapere non sapere che questa sia. Guarda come crasha di nuovo, guarda. Spero che anche se non vedo la zona mi dia come obiettivo fatto, perché se no mi sparo. La zona è questa. Ma io ho fatto esplodere un robot. Induriti, letteralmente. Niente violenza senza motivo. Vabbè. Pacifisti. Riguardo alla loro strategia. Ne avevano una? Non credo. O forse sì. Tipo avvicinarsi a un Deathclaw per farselo amico. Tanto siamo a 4.000 tappi, possiamo permetterci di fare vari viaggi rapidi così. Quando arriviamo
Verso i 10.000 inizia a spenderli per le risorse, però è proprio 500 tappi a botta per i mucchi di materiali, li inizierò a fare se serve, perché veramente. Comunque okay, io pensavo di staccare per le 21, ma visto che siamo crashati forse stacchiamo per le 22. Adesso vedo. Tanto domani è domenica. Domani. Non so, volevo uscire per andare da Ale a prendere la bomboletta per pulire bene la Play 4. Però sono troppo pigro, quindi forse non lo faccio e facciamo live tutto il giorno. Oppure facciamo live dalle 6 a 6 dalle 7 a mezzogiorno, pranzo, esco, vado a prendere la bomboletta e poi torniamo in live. Di là. Di là. Yep. Ah, è vero, domani sera abbiamo D&D però. Perché domani sera per le 21 bisogna staccare a prescindere. Che cazzo è quello a fare? Ma che cazzo è una tartaruga? Ma c'era questo a fare? Cazzo, sono una grande equipaggiata. Se mi tocca mi scoppia, ve lo dico io. Cazzo è andato? Pensare di andartene, ti devo far fuori assolutamente. Dove cazzo va? Dove cazzo sta andando? Questo che fosse un'auto. Questo gli si fa un cazzo. Questo piccolissimo problema.
so se gli sto facendo male alla testa o no. Ma che cazzo, si è chiuso? Quindi è una tartaruga effettivamente, giustamente. Quando gli faccio critico gli faccio un po' di danno, sennò il cazzo. Che palle, ma mi dà fastidio non poterlo uccidere. Cioè mi sa che mi si spacca l'arma prima che riesco a ucciderlo, nel senso è quello. Coglioni. Non gli faccio niente perché sai com'è, è tipo 16 livelli sopra di me. Io non so se io fossi al suo livello riuscirei, non ne ho la minima idea, secondo me è il cazzo. La fine del 2060 dell'esercito americano schierò Cargobot. Cagabot. Più utenti al mondo. 100-100. È ancora lì e si è refullato. Se volete sapere la mia opinione. Però che palle. Perché livello 75? Non so neanche cosa sono le piaghe. Tutto il mio continuo a dire. Eh sì, è di nuovo full vita. Che palle. Va bene, freghiamocene, che ti devo dire. Mi segno qui, sperando che il gioco quando lo chiudo non si tolga, e poi un giorno ci tornerò e dirò perché mi ero segnato qui. Perché è la merda. Come vuole che faccio amicizia col Deathclaw, tra parentesi?
la grafica. Aspetta che dopo posso scendere, beh. Mai capito perché ci sono questi problemi comunque con il grafico. Che in molti giochi a volte capita sta stronzata. Ma dove cazzo va? Vabbè, io boh. Se avessi ucciso avrei sbagliato. Cazzo. Serio? Che due coglioni. Adesso mi conterà come se sono fuggito, presumo. Che palle. È veramente sbagliato il danno che fanno. Cioè, perché io gli faccio il quadruplo di quello che loro fanno a me? Loro mi fanno 3 colpi, io crepo. Io gli devo fare 25 colpi, se tutto va bene. E sarà così anche con la terza carta, ve lo dico io. Girato i tacchi con la coda tra le gambe, ma ehi, sei ancora tra noi, giusto? E questo significa che Quante vuoi robe devo aiutarmi fare per sta stronzata di ancora. queste? Buon per te, no? Forse è un buon momento per insegnarti che non tutti sono tuoi amici là fuori. Midori a morire sono un esempio. Passiamo oltre. I banditi di Blackwater erano ladri molto abili. Una volta si sono intrufolati in un accampamento della confraternita d'acciaio. Pazzi, vero? Sì, Hanno domani. superato le guardie, rubato armi, munizioni, Soffri di shock minigiri e traumatico pure, tutto! qualcos'altro? Sotto il naso degli altri poveracci che dormivano beati. La combriccola di metallo si è poi defilata con la coda tra le gambe mentre noi festeggiavamo il nuovo arsenale! Ci sono ancora dei super mutanti corazzati. Vai a Perché a rubare volte da più loro. robotiche? Muoviti senza far rumore. Potresti perfino riuscire a evitare lo scontro diretto. Quello che interessa a me sono le loro armi. Belle, brutte, deboli, potenti. C'è solo un modo Ed è per spawnato, mi sa, il scoprirlo. Deathclaw leggendario, eh? Mi sa di sì. Che palle. E questo? Sì. Ho fatto 30 volte questo accampamento. Palle morire così facilmente, fa veramente schifo. Almeno in... sto per dire una cosa orribile. Almeno in... World of Warcraft diventi immortale a un certo punto. È una merda, è noioso e fa schifo, ma a un certo punto diventi immortale e devi solo cliccare i tasti per le mosse, no quello. Sai cosa fa lo shock traumatico? Io sento ancora sti cazzo di fulmini strani. Elettromagnetici per quanto mi riguarda dal suono. L'armatura addosso è un gioco.
È come se non gliene fregasse niente il fatto che c'ho l'armatura addosso. Ah, giusto, perché ho capito che mi tolgono la stamina e quindi... Che rottura di cazzo. Tutta la vita di già? Che palle! Che merda, cioè mi hanno dato le peggio malattie esistenti comunque, eh. Tra le ferite sanguinanti e quella merda di le ferite di tolgo la stamina, cioè la combo più devastante di malattie che potrebbero darmi. Quanto cazzo durano queste cazzate? 2 minuti? 40 minuti, vabbè, io boh. Questo mi ha contato. Quando loro dico esclamano al mio braccio, mi conta la sfida oppure? So che 30 sono tanti. A meno che non posso menomare entrambe le braccia. Supermutanti, visto che mi dice attenzione, ma non vedo nessuno. Lo so che soffro di shock post-traumatico, quello che è. Sarebbe che me lo continuo a ricordare il gioco. Non è vero, non ho fatto niente per farmi sentire. Come fai a dire rumore? Non so perché non prende tutte le munizioni insieme. Spacchiamo, se ci otteniamo qualcosa, forse tutto va bene. Vabbè, non sono più le piaghe, viva! Questo serve.
un pico. Aspetta, ma è piena questa? Sì, è buono. Di essere stato pesante, ha fatto il sospiro classico del mamma mia. Romano, guarda. Guarda. Sono diventato pesante, effettivamente. E poi cos'è che vuole che rubo? Rubo una cabina di solidarietà. Ma cosa vuoi che rubo? Vabbè. Non lo sapremo mai. Some people say they live in the front. Oh, my little company though. Pow, 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 pow. Some people say they made the mud. On the soul and made the mud. Some of them say what I was in the now. On the sea of what somebody are. C'ho la chiave per qualche motivo. Forse è qua che vuole il rubo. Spero, perché se no non so. Giù perché è un panino. Pam 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 pam. Io so cosa vuole che rubo, però. Cioè, non lo dice. Quanto mi sta sui coglioni che non funzionano bene i cosi. E adesso magicamente mi segna cosa devo rubare. Guardate che odio. C'era un tavolo qua per spaccare un po' di roba oppure no? Mi ricordo. Penso di averlo già preso questo roba. Vabbè, altra roba che devo assolutamente avere, perché sennò dammi un tavolo da lavoro per favore, gioco, per favore, per favore, per favore. Oh.
A volte è così semplice. Uccidi un gul ferale, ma perché queste sfide così una dopo l'altra non servono a un cazzo? Ne uccisi 300, ne uccisi. Pensarci. Anche se da un po' che non ho fame, chissà che tragedia quando l'avrò e non ci sarà più cibo. Gli ingordi. Abbiamo dato loro questo nome, ma in realtà erano cannibali. Non dovrai mangiare nessuno, ma continuiamo con il piano. Ho visto un gruppo di gulperali. Devi dargli la caccia, così farai un po' di pratica nel tiro al bersaglio. L'idea Questa degli ingordi non vabbè, sa che sono livello infatti, 60 non era praticamente. male. Difficile sentirsi morire di fame mangiando carne umana o ex umana. Usa uno stuzzicadenti prima di tornare da me. Non amo l'alito che sa di carne marcia di ghoul. Sei un robot. Sentire, vedere. Tua madre. Sentire, vedere. Pam, pam, pam. Mi piace un botto la colonna sonora, però, devo dire. Sempre piaciuto, ovviamente. Quello è difficile sbagliare, onestamente. Che palle, penso che lo shock sia una delle cose peggiori che possa capitare a uno che usa lo spavolo. Vabbè, niente. Dov'è la carta che dice puoi usare lo spav senza stamina, cazzo? Lo spav non consuma stamina, quella è la carta migliore del gioco, sarebbe. Lo sapevo che qua trovo altri ventilatori o cose che ci servono. Prendendo il mat. Oh, lo sai, ho un nero del blood. Oh, non so, tu ti compagni, so, pa 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 pa. Sulla casa del sovrintendente, solo perché è pieno di tavoli dove possiamo smontellare tutto, quasi quasi prendo tutte queste lattine del cazzo a sto punto. Piu 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 piu.
curiamo un po' di più perché mi siano date via le piaghe. Vabbè. Quanti cazzo sono? Non volevo prendere la mano presa. Vabbè. Madonna, aspetta quanto odio. Quanti cazzo sono? Sono fin troppo intelligenti comunque. Niente, non volevo prendere, va bene. Fosse pieno, vabbè, fa niente. Questo? Scaffale doppio. Ora sì, che si ragiona, con lo scaffale doppio andremo ovunque noi vogliamo. Più o meno. Sai, questa è una giornetta. Comunque ci siamo già stati qua, però voglio essere sicuro. Tanti doppioni, cavolo, inventario di foglie, cazzate del genere. Some people in sale made of blood. Those of me above the heaven of night. Quello lo prendo perché no. E para 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 para. Minor FX, cioè di tutte le cose che potevo sbloccare. Mi ha sbloccato il mirino reflex. Aia porco il cazzo. Vabbè, non fa niente. 105 arriva a fare adesso questo. Cosa trovo in inventario che pesa? I materiali pesano uguale, semplicemente. Allora, devo bere. Devo anche mangiare. Giusto, volevo correre. Non so perché sono pazzo.
Beh, era ovvio. Cosa succede? Aha. Per forza. Ero che anche i mappamondi ce li hanno, però non li stiamo mai trovando i mappamondi, sono scemo io forse. Niente. Some people in say that made of that. I don't know what sandwich was much of a mod. I shouldn't know what I know what it's saying to the company. Boom, bam, 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 bam. Quella è una chiesa e non penso che ci sarà un ventilatore o una Raffaella Carrà. Vogliamo controllare per sicurezza se ci sono dei bulli. Faccio saltare la testa. Chissà se prima o poi servono in qualche modo. Serve uccidere? Secondo me non è che ti serve. Che pare non possiamo prendere questi nuclei. Bello come è caduto con le gambe così, bellissimo, cazzo. Lamentas, vediamo. Cibo per cani? Cibo per cani, ottimo. Voglio credere che questo era il prete che stava qui. Anche se il cappello mi fa dire che probabilmente non era quel prete. Perché non riesco a fare il salto? Uffa. Oh, un po' troppo. Porca puttana, non è vero mai, di solito non fa così tanto, però ok. Some people say amazing funk stuff, but suck my dick because I'm a gangsta. Un attimo che ascolto una cosa.
Allora, abbiamo posato, siamo ancora pesanti. Perché siamo ancora pesanti? Ah, non avevamo depositato, ok. Siamo pesanti. Che cazzo siamo pesanti? Munizioni? Ah, giusto, quello del siringhe sarebbe meglio tenerla perché magari ci richiede di usarlo. Dubito, però. Sono munizioni Singer. Pensiamo ancora? Perché pensiamo ancora? Cioè, se abbiamo più di quella roba lì, però. Ah, giusto, avevo i rimedi per le malattie, ma non scordo che esiste. Sarà il cibo che pesa così tanto? Boh. Adesso non pesiamo più uguale. Ma sono posato le riviste. What the fuck? Comunque non abbiamo abbastanza spazio ancora. No, dobbiamo andare a Springfield. Non proprio. Cosa cazzo c'era? Ah, indifferente dove andiamo. Ok, va bene, andiamo qua. Che gratis. Thank you.
non sto trovando nessun ghoul. Ci sono ghoul qua. Non ci sono ghoul. Facciamo così e via. Vedere qui cauti cauti, ok. Volevo vedere i predoni e cazzate. Sto ghoul ferale era vivo fino a poco fa.
senza farsi troppi problemi. Non ti costringerò a fare lo stesso, ma non vuoi mollare, vero? In ogni caso, ho bisogno di un certo. Che schifo! Non mangerei mai i miei simili. No, non ce lo farei proprio. Oh, ma a quanto pare gli ingordi lo facevano. E come? Alla fine si fa di tutto per di sopravvivere, no? Il cannibalismo è... non sono... perciò... buon lavoro. Credo... Sarà finita questa, secondo me, il cazzo. Stanchezza, ragazzi. Sai che fra poco stacchiamo, eh? Come al solito, se tipo mi vedete con più tappi, con livelli in più, è perché ho fatto un po' off camera mentre guardavo video. So, classico. Lo dico che non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Alla con Rose. Rose, sono qui per te, dammi un bacino, ale ale. Che sono le frasi aggiunte. Trovali tutti, così poi li uniamo e recuperiamo il codice principale. Vai nella miniera di Blackwater prima, l'ultima posizione conosciuta. È facile che là avesse un terminale. E voilà.
Ora siamo pesanti, ovviamente. Figuriamoci. Andiamo diretto proprio come Lazzaretto. Sarò sincera. Abbiamo superato il punto in cui ti voglio usare solo per i miei scopi personali. Di già? E forse inizia a piacermi. Questo non significa che da oggi la sottoscritta ti tratterà con i guanti, perciò ascoltami bene. Se mai mi consentite di fregarmi, ti aprirò in due con questa sega e userò le tue putate per prendere le cucine di Natale. Niente di personale. Succedere, presumo. Che palle questo che tira le granate comunque all'infinito, ventilatore? Sono triste. Allora, il cappuccio con le cinghie, possiamo anche spaccarlo. Siamo ancora pesanti. Io volevo vedere adesso esplosiva pure, per quanto mi riguarda le vendiamo adesso. Ecco il diamante nero, più in forza. Ah, è una leggendaria. Più in forza, più 15%. Ah, questa la teniamo perché ha il nome unico, però non ci faremo niente. Piuttosto, la mia domanda è: ma c'è una cassa qui? Secondo me no. C'è la stazione Rale, sì, la stazione che stanno qua accanto, quindi... Vabbè, io non ci sto capendo un cazzo, la visuale. Vabbè.
Allora, tanto siamo pesanti, 222. Non mi piace. Quindi mi sa che tocca andare veramente a piedi fino alla stazione. E vabbè, di nuovo per l'ennesima volta. Così vendiamo un paio di cose. Un paio di cose le mettiamo via. E a questo punto, secondo me, facciamo un viaggio rapido per andare a finire l'ultima che c'è disponibile della Signora dei Misteri. Così abbiamo un altro exp e poi vediamo se ci dà un'altra, quella della Signora dei Misteri, perché non mi ricordo. Che forse siamo al 60 così. E non prenderò il perk solo per dare fastidio. Fratel di Appalachia, l'Appalachia e Bela. Elmo americano. Si muove. Stazione, stazione di là. Oddio, mi è finita la malattia? Non la vedo più in basso a destra, cosa mi è finita? C'ho singhiozzo però. Mi è finita la malattia in game e mi è arrivata una nella vita reale. Singhiozzo nella malattia. È un super potere. Ti permette di saltare più in alto. No, non è vero un cazzo. Ulala. Allora. Cassa piena. Questo non serve, dai. Che questa possiamo vendere, secondo me. Questo quando l'abbiamo ottenuto? Dai, non me la metto, Messaggio per gli ingordi. Qui non si accetta carne umana. guarda. Te l'ho appena data. Oh, vabbè, non è romana, dai. Di seconda mano in vendita potrebbero contenere tracce di sangue. Siamo ancora pesanti, per quale motivo? Per il cibo forse? Ne abbiamo così tanto, eh. 4 wolf che sono gli Ora altri, disponibili andiamoci alle palle, va, capito. articoli importanti da fornitori ignari.
non hai domanda è voglia di anche Nuka-Cola pesa, no? riconsegnare Sì, la reportiva? abbastanza. Vendila qui, ci pensiamo noi. Però non così tanto. Riforniciti Ok, qui siamo un po' più prima leggeri della per tua quel che prossima può valere. uccisione. Mucchio di adesivo, mucchio di mod. C'è il mucchio di viti purtroppo. Ok. Vuoi comprare un po' di In qualche modo materiali? dobbiamo cercare di liberare un po' la cassa, eh. Non ho idea di come. Si prega di non pugnalare gli altri clienti mentre fanno acquisti. Che succede se faccio questo? Che non pesiamo un cazzo, va? Lascia, non mettiamoli mai più lì dentro. Gli stealth boy possiamo volendo venderli. Droghe, rottami appuntiti con cui pugnalare la gente. Li trovi qui. Beh, tutto normale, sì. Dobbiamo deciderci. Forse a spaccare delle. Come si chiamano? Le modifiche volendo. Ah. Acquista tutto il necessario per i tuoi saccheggi. Sai che oppure vendo? No. Chi ah, se sì, ne whisky. Frega? Vabbè, è cazzato, devo stare tranquillo. Il whisky e poi basta, no? Mi sa. Perché specialmente poi ho preso gli steampunk. Ah, i stealth boy devo andare, giusto. Non hai voglia di riconsegnare la reportiva? Minchia, gli stealth boy valgono, no? Vendila qui. Ci pensiamo noi. Ok. Ci siamo liberati un po' di peso sia nella cassa che di dentro di, noi. Vabbè, sono male. Andiamo verso a finire l'altra quest. Che è... Dove cazzo stava? Era qui. Che in realtà è abbastanza vicino a... questo qua. Lo dirà. Ci sta sfruttando per i viaggi rapidi. E io ti dirò, sì, è così. Vecchia fattoria, porco porco, di quel via. Caricamento, caricamento. Fammi uscire dalla squadra. Sono un portento. Guarda, sono così pieno di tappi e così pigro che farò questo viaggio da un tappo. Vecchia fattoria c'è della follia. Per davvero, hashtag su serio. Per su serio. Ma sei serio? Per su serio. Ma che davvero? È per davvero. Ah, aspetta, mi devo mettere la. La bandana. Che sennò non mi fa entrare. Sono la signora del mistero. Senti.
Sto evitando di usare cannibale, come avete potuto notare, perché tra poco ce lo toglieremo anche, per mettere al massimo la difesa degli arti e la difesa da esplosivi a fuoco. I Reaper, un scelto immenso di combatti di un pugnale, ha i devastanti danni di qualcosa che non sappiamo perché non ho finito di leggere perché si è tolto il caricamento del cazzo. Anyway. Beh, ma gli ardenti hanno il cap al 50. Ci ho pensato adesso, sono sempre al 50 gli ardenti. O salgono di 10 in 10. Ho sentito splash. Ha detto splash, no, ha detto là. La mia testa ha detto splash. Che sorpresa. Diffusione così a cazzo, ok. Infatti ce n'è ancora uno, non capisco. Non volevo sparare, non capisco dov'è. L'ho sentito di qua, ma. Forse qua sotto. No, mi chiedi dove sia. Ce ne sono sempre uno o due che non so dove cazzo si nascondono. Ah, vabbè. Uno o due non so dove si nascondono, appaiono uno o due. Ci siamo. Con questa spada in teoria arriviamo al 60, ho sbagliato direzione, di qua. Solo che non stiamo facendo enormi Salve di nuovo, progressi, stiamo Alicia. facendo piccoli progressi pian pianino. Spero non sia di livello 1 la spada che mi dà, perché sennò vaffanculo, la metto via via. Non so se sono 60. Livello 45. Miracolo occhio di rango equipaggiato. Forse adesso c'è l'ultima, non mi ricordo.
pezzo d'armatura. Questo pizza, sì. Velo 50, 30, 33, questo è il braccio sinistro. Devo ammettere che questo sarebbe da spaccare, perché veramente fa troppo schifo a livello di statistiche per... Mi sa che è quello che faremo. Allora, dobbiamo scontare i nastri, vediamo. La tua competenza in strumenti e tecniche della signora ti ha fatto guadagnare il grado di cercatrice. Il tuo addestramento è quasi completo. Per diventare membro dell'ordine a pieno titolo, una signora del mistero, devi completare una missione degna della signora in persona. Affina le tue capacità. Quando sarà il momento, Eve ti assegnerà una missione adeguata dal pannello delle missioni. Sarà la tua prova conclusiva. Al tuo ritorno, le tue sorelle e io saremo felici di accoglierti tra noi. Questa missione è aperta ai volontari. Potrebbe essere una missione suicida, ma a questo punto non so più cosa fare. Per forza. La scorsa settimana ci sono state 3 imboscate. Altre 3 sorelle uccise. I predoni sembrano conoscere ogni nostra mossa. Ci serve qualcuno che si infiltri nella loro base a Pleasant Valley. Scoprite come e perché sanno di noi e dei nostri progetti. Fermateli a ogni costo e tornate indietro. Però mi dice questo, sono sicuro. No. Forse questo? Al vostro ritorno farete rapporto a me nel mio ufficio. Sarà anche la missione più difficile che abbia mai proposto, ma è anche la più importante. Il futuro dell'ordine dei misteri dipende dal vostro successo. Buona fortuna. Ah, ok. Infiltrati mo adesso. Ok. Io direi che possiamo onestamente fermarci qui, ragazzi. La stanchezza prevale. E comunque abbiamo fatto un po' di roba, non troppa, ma un po' l'abbiamo fatta, ragazzi. Ci ribecchiamo domani. Non so dirvi a che ora, ma sicuramente a domani. Bye bye.